Patrolling your neighborhood at Friday. Every Friday night at 8, that's easy. Patrolling your neighborhood every Friday night at 8. This guy is the worst actor I have ever seen. It's showtime. Control your neighbor every Friday night at 8. Control your neighbor. Neighbor. Control your neighbor every Friday night at 8. It's showtime. It's showtime. How stupid is De Niro? This is the worst actor I've ever seen. Sorry, sono un grande attore. Control your neighbor every Friday night. Salve fratelli della congrega, oggi voglio parlarvi di un film che non è sicuramente paragonabile a The Irishman o a Dolemite is My Name, ma è questo, Showtime. Questo DVD, no, non è un Blu-ray, è un DVD, mi fu regalato da una ragazza di Trieste che conobbi nel lontano 2003 che io modestamente... No, è vero, non sto scherzando. Il detective del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, Mitch Preston, o Robert De Niro, non ha mai voluto essere altro che la coppia del suo nuovo partner, il poliziotto di Rhonda Trey Sellers. Ha sempre voluto essere un poliziotto, ma in TV. Showtime è una divertente e scatenata commedia d'azione diretta da Tom Day, Shanghai Noon, parlatore cinese, che ha per protagonisti una tra le più grandi accoppiate di megastar cinematografiche, Robert De Niro. Riuscite a leggere? Vi sfido. Qui sbagliano però. No. Dobbiamo buttare questo DVD. No. Chi ha scritto questa, come si dice, sinossi, questa descrizione, no? Robert De Niro ed Eddie Murphy. Aia! Ed Eddie Murphy. Sarebbe come dire in The Score e in Stone... I protagonisti sono Robert De Niro ed Edward Norton. Ed, la questione della D eufonica. Allora, la E di congiunzione. Allora, si dice, andate a controllare, io sono maestro di lingua, vero signore? Allora, ed era, si può dire. Ed non si dice mai. Quindi questo DVD va rifatto. C'è un errore gravissimo, gravissimo, errore grammaticale. De Niro che indossa un'espressione minacciosa come fosse un distintivo, non sa niente. Ecco, sei niente, sei solo chiacchiere e distintivo. È Mitch, un poliziotto costretto dai suoi superiori ad interpretare, anche qui sarebbe meglio scrivere a interpretare, ad andare... Va bene, ad interpretare, meglio a interpretare. Ad interpretare, perché si crea questo cacofonico. Il personaggio di punta di una serie televisiva di TV Verité, TV Verità. Murphy invece interpreta Trey. Un agente sempre a portata di telecamera, più intento a colpire nel segno che il crimine per le strade. Ok. Supportato da un produttore ossessionato dagli indici di gradimento, René Russo, che qui era già abbastanza invecchiata, però in arma letale, Legion Weapon, cos'era il 3? Lì, no, con René a letto, no. René Russo, ma io con lei non russo, no, si fa qualcos'altro con René, René, vero Mel, Mel Gibson? E istruito sui trucchi del mestiere da una serie veterana di polizieschi tipo William Shatner. Chi è Spock di Star Trek? William Shatner, non è, ecco, il Leonard Limona, non è lui, è l'altro. Nella parodia del suo personaggio T.J. Hooker, Mitch e Trey diventano la coppia di poliziotti più amati. Vabbè, qui scrive più amata, ci può stare. Poteva scrivere sia la coppia di poliziotti più amati, ma anche la coppia più amata, di poliziotti più amata d'America. Ma la realtà a volte... a volte... Ma la realtà
A volte supera la finzione quando si tratta di fermare lo spietato re del crimine, ed è qui che si innesca la boba. Disponibili inserti video speciali, commenti di Tom Day, lo sceneggiatore, scene inedite con senza commento, commentario, inserta sorpresa, menu interattivi, accesso diretto alle scene, trailer cinematografico, qui ci sono anche i bloopers. Allora, come reciterebbe Edward Norton di The Score? Controlli un neighbor every Friday night at 8. Stefano, non sei Edward Norton di The Score. No, no, non fingere con me. Come si recita? Controlli un... No, ho sbagliato. La rifacciamo? Controlli un neighbor every Friday night at 8. Può venire ancora meglio. Control your neighbor every Friday night at 8. That's easy. That's easy. That's easy. Allora, troverete presto la mia recensione online di Showtime di Tom Day. Ok, voglio sintetizzarla. Allora, rifacendosi ai buddy cop movie, fra cui 48 Hours, 48 ore di Walter Hill. Ove? Eddie Murphy? No, 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 48 ore, non Beverly Scott, eh? Buddy Cop Movie. Prima di mezzanotte, Midnight Run. Fra l'altro, Robert De Niro presto ritornerà. Dopo mi mostrerà una foto con The Comeback Trail, ovvero Comeback. Avanti e indietro. Come dice, come fa Jean-Claude Van Damme di Double Impact. E io poi faccio così. No, spacchiamo tutto, no, no. Mi sto spaccando il culo, cazzo. Ecco. 48 ore, ecco, di Walter Hill, appunto, protagonisti Nick Nolte, lo stesso Eddie Murphy, arma letale, ritorna, e prima di mezzanotte, insomma, la strana coppia, un po' anche il poliziotto super più con Terence Hill, Ernest Borgnino, Bornai, Bornin, Bornai, Borbanagni, viva Bologna, non lo so, lei dove, non lo so, dove vive lei? A Modena? È vicino. Quindi stasera ci sarà lo Showtime. Vabbè. Qui ancora doppiato da Tonino Accolla, prima che morisse. Eddie. Sì, è un altro film di strane coppie, è una poltrona per due, ma non è un buddy cop movie. Vabbè, la trama l'avete letta, la leggerete nella mia recensione presto online. E guarda cosa mi tocca fare per guadagnare 2 centesimi in più. Dai. Devo fare il pagliaccio, il clown. Dove ero rimasto? Sì, era il periodo in cui stavano spopolando, sorgevano. E programmi reality show come Il Grande Fratello ancora impazzano. Ma chi guarda questi programmi? Pazzi guardano questi programmi. Questi programmi fanno impazzire, fra l'altro. Sì, molto Grande Fratello. Olè, cosa succede in questa stanza? No, questo è lo sgabuzzino ripostiglio. E qui? Qui chi c'è? Forse c'è Mel Gibson con René Russo che. Sì, lì. Si vede. Lì sul divano, sul sofà, poltrone sofà, io farei qualcosa e non russerei con Sabrina Ferilli. Ma chi si fa al sofà? E chi si fa a te? A zoccolo de patrò. Ma io non, comunque non me la farei questa Sabrina Ferilli, eh. Prepariamoci un piatto di fusilli per questa popolana. Mamma Roma, Anna Magnà, appunto, Magnani, americana Roma, mi hai provocato e mo te magno. Ecco. Oh, oh, oddio, oddio, mi stavo spaccando tutto. Stavo spaccando, mi stavo spezzando, ok? Gli anni spezzati, Mel Gibson, non hanno vissuto pericolosamente. Ok, avete capito? A me diverte questo film, a me diverte. È un film pieno di verve. Diverte e pieno di verve, no? Potrei. Sì, domani, anzi no, domani è chiuso il barbiere. Martedì andrò a tagliarmi i capelli. Potrei. Io sono un alieno? Sembrano degli alieni questi qua. Sono un alienato, ma che sta di... Ma che sta di... Ma quale alienato, dai!
Dai, dai. Che show? Questo è un one-man show. Che fisico. Che portamento. Come basculante il mio culo, come tondola. Oddio. Questa è una Showtime. recensione sui generis, la recensione più impostata. La troverete online scritta. Signora, facciamo un orale? Basta. Ci stiamo spingendo troppo oltre adesso. Siamo andati proprio. In questo film René Russo si chiama Chase Renzi. Il film è pieno di inseguimenti automobilistici, no? Io rimorchierei questa qui, no? Torniamo all'italiano, rimorchiare. Pieno di car chase Renzi, no? Car chase scenes, scene, ma con questa René Russo, prima deve offrirle, deve offrirle una cena. E poi, cioè, ma se lei scappa, tu non la scopri, se lei scappa, tu non la scopri, allora c'è tutto l'inseguimento automobilistico per riuscire a rimorchiarla, no? Allora, René, mi sa che vicino a casa mia, qui, via Zanardi, c'è il bar René. Sì. Lì però ci sono delle buone russe. Sì. In quel bar René vanno tutte le Moldave, Ucraine, Ucraine, quelle dei paesi dell'est. Bar René. Sto diventando un comico, cazzo.